Quante storie da bambini ci hanno raccontato per spiegare fulmini, saette e tuoni? Due nuvole che si scontrano, diceva il buon Aristotele. I fulmini sono sempre stato un segno dell'ira divina. Nell'antica Grecia era Zeus che scagliava saette e fulmini. Nell'antica Roma invece era Giove a scagliare fulmini e saette. Il primo che provò a dare una spiegazione scientifica di questi fenomeni fu Lucrezio, nel De Rerum Natura. Lucrezio proponeva quattro spiegazioni per spiegare questi fenomeni. Una di queste era un vento che infiammava venendo a contatto con le particelle di aria. Ho scelto questa spiegazione delle quattro perché un po' si avvicina alla realtà. Per scoprire davvero come funzionano fulmini e tuoni, ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi tratteremo di nuovo argomenti di fisica generale. Parleremo in particolare di tuoni e fulmini. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina per non perdervi nessun video e di seguirmi anche sugli altri social. Prima di passare al video vi voglio un attimo aggiornare sulla programmazione estiva. Usciranno solo il video del mercoledì, mentre il video della domenica non uscirà, ma ci sarà un piccolo video di una curiosità scientifica su Instagram. Quindi seguitemi anche lì per non perdervi nessun video. Torniamo al nostro argomento di oggi. Da cosa partiamo? Dai fulmini o dai tuoni? Partiamo prima dai fulmini, che sono la causa dei tuoni. Ma ci arriviamo tra un secondo. I fulmini, come tutte le scosse elettriche, sono passaggio di carica da un corpo a un altro. Come quelle che noi prendiamo quando tocchiamo, per esempio, la portiera della macchina. La spiegazione del fulmine non è così banale come sembra. Durante un temporale le nuvole si caricano negativamente mentre il suolo si carica positivamente. Noi sappiamo che se c'è una differenza di carica tra due oggetti c'è anche una differenza di potenziale e c'è anche un campo elettrico. Noi sappiamo che se c'è una differenza di potenziale ci dovrebbe essere anche una corrente che scorre. Quindi ci dovrebbe essere una corrente che scorre continuamente tra nuvole e suolo. Noi sappiamo che non è così, ma perché tra nuvole e suolo c'è l'aria. L'aria è un cosiddetto dielettrico, cioè è un isolante e quindi non permette il passaggio di cariche. E quindi com'è possibile che c'è la scarica, quindi il fulmine? Abbiamo detto che c'è anche un campo elettrico. Se il campo elettrico è forte e molto intenso, potrebbe rompere il cosiddetto dielettrico e farlo diventare un conduttore. Ed è quello che succede anche durante un temporale? No, perché il campo elettrico che si genera tra suolo e nuvole non è abbastanza intenso da rompere il dielettrico, quindi rompere l'aria, e farlo diventare un conduttore. Come possono passare le cariche dalle nuvole al suolo? Dalle nuvole arrivano delle cariche che ionizzano l'aria intorno alla nuvola, creando un canale. Che cosa significa ionizzare? Ionizzare significa strappare un elettrone all'atomo e si creano degli ioni. Carichi positivamente, perché se abbiamo strappato degli elettroni a un atomo l'abbiamo reso positivo. Con questo processo adesso ci può essere passaggio di corrente e quindi di cariche. Il problema però abbiamo detto che è intorno alla nuvola, non fino al suolo. Che cosa succede? Che questo canale parte dalla nuvola e piano piano scende. Noi però non lo vediamo, è un canale invisibile ai nostri occhi. Quando questo canale, con tutte le sue ramificazioni, arriva al suolo, c'è questa forte differenza di potenziale tra suolo e nuvole e noi vediamo la scarica, quella finale, quella del fulmine. Quindi prima c'è il canale che si forma invisibile e poi c'è il passaggio delle cariche, quindi la formazione del fulmine. E il tuono come si forma invece? Noi abbiamo detto che è passaggio di cariche. Questa scossa, questo passaggio di cariche, questa corrente fa sì che l'aria si riscaldi. Questo riscaldamento brusco dell'aria, che passa da pochi gradi a 30.000 gradi, genera anche un'espansione brusca dell'aria. Questa espansione brusca dell'aria genera un'onda d'urto, un'onda di pressione. Questa onda di pressione alle nostre orecchie risulta come un rumore brusco, un tuono. Ci avete mai fatto caso che il fulmine e il tuono hanno durate differenti? Se il tuono è generato dal fulmine, perché il tuono dura di più? La durata del tuono è dovuta al fatto che la velocità del suono è molto minore rispetto a quella della luce. Tutte le ramificazioni del fulmine arrivano ai nostri occhi istantaneamente, quelle del tuono no.
ci arriva prima quella parte finale del tuono, quella più vicina a noi, piano piano ci arrivano le altre ramificazioni del tuono e quindi sembra che il tuono duri di più, ma in realtà è solo un'impressione ed è la stessa motivazione per cui noi sappiamo quanto è lontano un temporale da noi, perché prima vediamo il fulmine e sapendo quanti secondi ci sono tra il fulmine e il tuono possiamo calcolare la distanza del tuono stesso, proprio perché la velocità del suono è 343 metri al secondo, mentre quella della luce è circa 300.000 km al secondo, una differenza notevole. Per questa ragione il fulmine ci sembra istantaneo, mentre il tuono no, e quindi ha anche una durata maggiore. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo nel prossimo video.